Dalla bastonata, un po' mi duole anche dirlo, ma la Honda quando vuole le sa fare le cose, e come se le sa fare, arriva, bastona, vince in pista o sul mercato e poi dice: sa che c'è, arrivederci, ci vediamo alla prossima, fatemi vedere voi che sapete fare. Madonna, sentila, ma che moto che sei, ma che moto, un 600 moderno, urla come un ossesso, ma tanta coppia, pastosissima, super regolabile, leggerissima come una moderna. Sei bella, sexy, cicciottella nei punti giusti, sei milf e ci piaci così. Ma poi se uno la va a guardare è tutta forata, è tutta alleggerita, si vede tutto il telaio, se lo lascia intravedere sotto al codone. Sì, il serbatoio è largo, è lungo, è giapponese, non c'è niente da fare. Il telaio secco secco all'interno, nascosto dalle carene. Che moto! Sì, sì, le forme sono importanti, ma quanto mi fanno impazzire le moto col doppio faro anteriore, le Young Timer, mi fanno impazzire, mi piacciono proprio così, le frecce così, il portatargo così. Anni fa non l'avrei mai detto, sto invecchiando, forse loro erano già perfette. Pesa poco telaio, doppia trave in alluminio, una moto fatta all'insegna della leggerezza, una moto attorno a dei buchi progettata per alleggerire tutto il più possibile. Tadao ci aveva capito tutto, giustamente, Tadao! Mamma mia, che erogazione! Che erogazione, ma chi sei, un 600 moderno? Eppure invece sei un 893 centimetri cubici a carburatori. L'altimetria qui gli dà una mano, perché l'erogazione è ottima! Don off è quasi nullo, gestibilissimo, mamma mia che marcia, senti come urla, stacchiamo e frena, frena, stamattina mi sembrava che non frenasse, invece ti devi abituare, il mordente ce l'ha modulabile alla grande, grazie anche alla pompa accostata aftermarket montata da Michele. Doppio disco all'anteriore da 296 mm, per l'epoca era una gran frenata, sicuro, perché è ancora attualissima. Che moto! Lei ha 29 anni, è uscita nel 92, 30 anni fa, questo è il modello del 93. Se li porta alla grande, che MIF! È mucche. Gli passiamo attorno, salve, scusate il disturbo. Ma che goduria, la regina delle super sportive era all'epoca, l'ho capito ora, quando è uscita ha sbaragliato tutta la concorrenza, è diventata la moto super sportiva di massa. Non era né una 7,5 né una 1000, molto più leggera e agile delle 1000, con tanta coppia in più rispetto alle 7,5, meno esasperata. Oh. Avete sentito gli scoppietti e il rilascio dello scarico terminale Yoshimura, in linea con l'epoca, veramente giapponese, veramente anni 90, questa è una moto troppo anni 90, che figa che sei, unica, la storia di questa moto e di Michele che l'ha sempre avuta, sempre posseduta, ci è andato ovunque, è fantastica, quanto meriti, che bella! Che bella che sei in rilascio, ci aveva ragione Soichiro,
Soshiro-san, Soshiro Honda ha fatto bene ad assegnare quell'incarico a Tadao Baba, un appena diciottenne, diplomatosi in Giappone, è entrato appassionato, malato di due ruote e di Honda, ha iniziato a fare l'operaio semplice, montava i carter, poi dopo è passato ad essere collaudatore, addirittura a vincere un campionato 125 nazionale, appunto giapponese. E Soshiro Honda, accortosi delle sue capacità, della sua bravura, lo passò collaudatore appunto e aveva visto lungo, perché poi gli diede l'incarico di essere il capo progettista, il progettista di questo progetto importantissimo che ha cambiato tutta la storia delle maxi sportive. Dopo di lei nulla è stato come prima. CVR 900 RR Fireblade con la B maiuscola in onore di Baba-san, il signor Baba Tadao. Stavolta faccio l'egoista, lo faccio per me. Ho sempre desiderato guidarla, un sogno da bambino, in quella livrea bianca, rosso e viola. Questa ha le stesse grafiche, ma il colore di fondo è il nero, colorazione fan 93, forse ancora più rara. Ma l'esemplare che sto guidando ha una storia incredibile. Unico proprietario da quasi 30 anni e oltre 150.000 km sul groppone. Questa moto è la Honda. Tadao, meraviglia, che meraviglia sto Tadao, meraviglia. Freni? Certo che freni. Posizione un po' più estesa da quella a cui siamo abituati con le moderne. L'anteriore tende subito a chiudere, a portarti dentro, a farti capire che appunto c'è un super motardone dentro di lei. Potrebbe essere un motard col 16,5, invece lei è da 16 addirittura. Ti fai un attimo l'abitudine e sinceramente siamo su una strada stretta di montagna con una moto 1000 di 30 anni fa di concezione. E sto 16 invece funziona, è super agile, quanto te diverte. Ad oggi un esemplare così ben conservato può valere attorno ai 10.000 euro, a prescindere dal chilometraggio. CBR 900 RR Fireblade con la B maiuscola in onore a Baba-san. 893 centimetri cubici magici, nome in codice SC28, che fa capire che l'idea nasce comunque in HRC. Questa moto è la rivoluzione delle super sportive di massa. In realtà i cavalli sono solo 117 alla ruota a 10.300 giri al minuto, 264 km orari effettivi, da 0 a 100 in 2 secondi e 7. Prestazioni in accelerazione e in ripresa incredibili se paragonate alle 1000 dell'epoca. Sembra un motardo moderno, guardate che moto! Non c'è niente da fare, Honda quando vuole le cose le fa, e le fa alla grande. Quando c'è da dare una mazzata, da dire ok, ora tiriamo fuori la perla rara. Ma guardatela davanti, sotto la carena. Questo telaio è a doppia trave in alluminio che avvolge il 4 cilindri in linea. Decisamente moderna. Ad ECMA la Honda ha festeggiato i 30 anni di questo modello con una livrea celebrativa ed io non potevo non guidarla. Sospensioni Showa, forcella non a steli rovesciati ma tradizionali, anche se il look e il colore può trarre in inganno. Perché? Perché erano le componentistiche derivate dalla NSR 250 due tempi e perché Tadao Baba voleva il massimo della leggerezza e quelli erano steli da 45 mm ma più leggeri degli altri a steli rovesciati montati sull'RC30. Certo, le gomme dell'epoca la rendevano un pochino scomposta alle alte velocità, ma probabilmente oggi con una buona mescola e una gomma più moderna ci si diverte negli spazi stretti tra le curve di montagna come il luogo dove l'abbiamo provata. Prima delle idee di Tadao Baba, il mitico progettista,
Nessuno poteva immaginare che una 1000 potesse tenere il passo delle 7,5. Oggi le 750 e le 600 sportive sono quasi state completamente cancellate dai listini, fagocitate dai milloni facili e docili e maneggevoli. Questa è l'idea di Tadao. E lui ne era totalmente consapevole. Quando la presentò ai suoi colleghi disse: «Signori, oggi guiderete una moto che cambierà il volto delle super sportive». Alla fine, grazie alle idee del suo rivoluzionario progettista, riuscirono a fermare l'ago della bilancia attorno ai 185 kg. Diciamo più o meno, dato realistico, attorno ai 200 kg in ordine di marcia. Per l'epoca un grande risultato. Non era una 1000, ma ci si avvicinava come potenza. Il minimo peso al posto della massima potenza. Bel suono! Affidabilità, manovrabilità e design. Questo è quello che mi ha colpito di lei. 29 anni indissolubili e chissà quanti altri ancora finché ce la faccio. E passione, amore e tutto. Ho legato la moto al mio mestiere del volo e sono due cose indissolubili.